Presidente, anche Messina finalmente ha il suo centro vaccinale, l'ex Fiera, ormai pronti i due padiglioni, 7A e 7B. Non finalmente, innanzitutto Messina, perché abbiamo realizzato tutto in pochissimi giorni, non appena l'autorità portuale ci ha fatto avere la disponibilità dei capannoni, la Protezione Civile e l'ASP, quindi due strumenti operativi della regione siciliana, si sono messi al lavoro e questo è il risultato. Sono passato per rendermi personalmente conto della condizione del cantiere, come vedete è tutto già pronto per la inaugurazione che avverrà nelle prossime ore. Abbiamo già mobilitato il personale infermieristico e sanitario. I messinesi potranno tranquillamente vaccinarsi. Se avessimo le fiale necessarie, potremmo arrivare a 6-7 mila persone al giorno, però siamo fiduciosi, speriamo che a livello europeo e nazionale si possa definire la vicenda legata alla fornitura del vaccino, in modo che in tempi ragionevoli, noi speriamo entro l'estate, ma il tempo necessario, potremmo immunizzare la comunità siciliana e quindi finalmente riaprire il cuore alla speranza. Ieri l'accordo con i medici in medicina generale è molto importante, affiancheranno certo. I centri vaccinali negli studi medici anche per gli over 80 a domicilio. Certo, certo, i medici saranno preziosi non soltanto perché potranno vaccinare i loro assistiti, ma diventano la cerniera fondamentale fra la struttura del punto del lab e il territorio, come sempre avviene con i medici di base. Tenete conto che noi in questo momento abbiamo trovato un pathos, un sentimento di coinvolgimento che non ha precedenti, non solo nel personale sanitario, quindi medici, infermieri e assistenti, ma anche per quanto riguarda i volontari della Protezione Civile, le stesse ASP che hanno iniziato con un passo diverso rispetto a quello cui era abituata l'amministrazione regionale. Questo è un tempo per correre per raggiungere presto gli obiettivi in tutti i settori. E la regione siciliana sta facendo la sua parte e in prima linea accanto alla gente, soprattutto accanto a chi ha perso la speranza e deve necessariamente recuperarla con la buona politica.